Ciao, oggi avevo voglia di farvi vedere un attimo qual è il trucco che realizzo io solitamente d'estate, quindi con i colori un pochino luminosi sul bronzo e sul dorato. Purtroppo mi sono dovuta mettere fuori perché il cielo è grigio e dentro casa non si sarebbe visto niente, era comunque molto buio. Mi sembra a vedere qui dallo schermino, dalla preview, che ci sia troppa luce, quindi non si veda bene l'intensità dei colori. Vediamo un attimo, una volta che lo passo sul computer, Comunque come mi vi si interessa il vede. trucco, seguite il tutorial. Una Ciao. precisazione: io utilizzo durante il tutorial dei prodotti che o non fanno più o comunque mi rendo conto che sono non alla portata di tutti. Io molte cose ce le ho perché, avendo lavorato tanti anni in profumeria, sono dei tester che magari ci regalavano le case cosmetiche. Quindi io vi ho fatto vedere quello che faccio io e come utilizzo io i prodotti. Ovvio che se io vi faccio vedere, ad esempio, questo prodotto qua di Lancôme, non è nient'altro che una polverina dorata, quindi qualunque polverina dorata, qualunque ombretto andrà bene lo stesso. Idem per quanto riguarda, non so, la terra. Io ho questa di Lancôme, però una qualunque terra matte va benissimo. Partiamo con la base. Io in questo periodo utilizzo, allora, questi due prodotti, che sono la mia crema per il viso, che è questa qua di Clinique Repair Wear Day, che ha un fattore di protezione 15. Questa è la crema che utilizzo praticamente giornalmente. Prendo un po' di questa per fare la base e metto all'interno un po' di questo prodotto qui. Adesso si è cancellato il nome, comunque era un all-over luminoso della Lancaster e non so se lo fanno ancora, io ce l'ho da un po', in gel, e si può utilizzare sia sul viso che sul corpo. Siccome non mi va di mettere un fondotinta sul viso, non faccio nient'altro che prendere un po' di crema e miscelare Quindi all'interno un po' di metto questo qua, la di mia crema sulla mano. Applico un po' di gel luminoso. Ecco il mio pennello da fondotinta e inizio a mescolarli. A questo punto applico il Io correttore. utilizzo Utilizzo questo qua della Laila, dove è andata via praticamente tutta la scritta. Qua c'era la scritta Laila. Comunque il correttore anti-cerne numero 6, che è quello più aranciato, che poi ci sono gli altri che sono più, altri due se non erro, due o tre, che sono più beige. Lo applico bene anche nell'angolo interno perché solitamente io in questo periodo inizio ad avere le occhiaie anche in questa zona qua. Ok, adesso partiamo col trucco degli occhi. Applico su tutta la palpebra mobile questo prodotto qui, che è un ombretto in crema della Make Up Forever, che è il numero 13, ed è un acqua cream ed è un dorato. Lo applico su tutta la palpebra mobile e lo porto un pochino anche questo nella piega prodotto. dell'occhio. Oltre a farmi da base, quindi a darmi un po' di luminosità, andrà anche a farmi da primer, perché una volta applicato, una volta che si fissa, non va Ok, nelle prendo un po' con pieghette. un pennellino come questo qua, che è abbastanza grandicello, vedete, e lo applico su tutta la palpebra mobile. Utilizzerò questo prodotto, che è di Collistar, ed è un all over. Anche questo qui è fatto così, con i differenti con le differenti colorazioni. Può essere utilizzato col pennello, praticamente prendendolo centralmente, di modo tale che le colorazioni si uniscano tra di loro per dare un effetto luminoso, oppure si possono utilizzare i singoli pezzettini del mosaico per fare il trucco degli occhi. E questa qui, guardate che mi si è rotta, è
La Terra Fard Effetto Sole 09 Room. Anche questa è dell'anno scorso, non so se la troverete. Comunque so che Collistar ogni estate fa dei prodotti del genere, quindi sicuramente A troverete parte qualcosa con di questo simile. colore qui e Che è un marroncino tendente al bronzo, e lo lo applico applico su tutta bagnato, la palpebra mobile lasciando libero l'angolo interno. Con un pennellino da sfumatura, un pennellino a penna così, vado ad applicare nella piega dell'occhio questo marroncino qua, che è quello un po' più scuro. Prendo poi un pennello da sfumatura, questo qui è il, aspettate, il 217 di Sigma, e sfumo. Applico un po' di questo bianco nell'angolo interno dell'occhio, quindi nel pezzettino che abbiamo lasciato libero, sempre bagnato. Vado ad applicare adesso un prodotto in crema, che è questo qua, Dior Bronze Luminizer, e questo qui è il numero 01. Fa due colorazioni, questa qui che è quella un po' più rosata e un'altra che vedremo dopo, che E la andrò ad vado ad applicare applicare qui qui sui lavanti. direttamente sotto l'arcata sopraccigliare per dare un po' di luce. Vado a fissare con l'ultimo colore di quell'ultimo quadratino che non abbiamo usato, che è questo qui. Ok, a questo punto ridisegno le mie sopracciglia. Al solito utilizzo sempre la matita della Rubinstein 02, che è questa qua, Eyebrow Pencil. Prima di terminare il trucco degli occhi, applico una cipria su tutto il viso, in questo caso una terra, che è questa qui ed è di Lancôme e si chiama Star Bronzer. Ha avuto un piccolo incidente la mia terra, ed è una terra completamente matte, senza nessun tipo di brillantini, ok. E la vado ad applicare con questo pennello qui, che è di Emanuela Biffoli. Ok, torniamo un attimo al trucco degli occhi, andiamo a fissare le sopracciglia. Come al solito io le fisso con questo gel trasparente di Dior della linea Dior Show, si chiama Dior Show Brow numero 000. Con un pennellino sottile vado a riapplicare un po' del marrone più scuro sotto la rima ciliare inferiore. E invece nell'angolo interno sotto vado ad applicare lo stesso ombrettino che avevo applicato sempre nell'angolo interno, ma sopra. Con un pennellino angolare così, questo è quello di Essence, vado ad incorniciare tutto il mio occhio con un ombretto nero, ed io nel mio caso utilizzo quello della Sleek, della palettina della Caribbean Collection, questo nero matte. E poi con un pennellino da sfumatura appuntito, questo qui è di Louise Young, non ha un numero. Con un pennellino appuntito così cerco di sfumare un attimo questa puntina, di modo che non sia netta e decisa così, ma che sia giusto una lieve sfumatura di nero. Sempre col nero, sempre mantenendomi all'attaccatura delle ciglia, ma proprio all'attaccatura, vado a passare un po' di nero anche sotto. Lo passo proprio a timbrino l'attaccatura, giusto per far sembrare un pochino più folte le ciglia inferiori. Con lo stesso pennellino, sempre per far sembrare le ciglia un pochino più folte, applico nella rima interna, ma solo in quella superiore.
un eyeliner in gel. Nel mio caso utilizzo questo qua di MAC, che è il classico Black Track. Piega ciglia. Mascara nero. Io utilizzerò questo qui della Benefit, che è il Bengal Lash. Questo è uno dei miei mascara preferiti, mi piace un sacco, è veramente tanto volumizzante, separa bene le ciglia. La tela differenza tra un occhio e l'altro, dà un sacco di volume. E poi passo il mio top coat della Kiko, che è il primo che è uscito, quello viola, che si chiama False Lashes Concentrate Volume Top Coat Mascara. Insistendo, questo qui, tra tutti quanti, è quello volumizzante, quindi quando lo applico vado a insistere di più alla base. Come blush andrò ad applicare l'altro prodotto di cui vi parlavo prima, sempre il Dior Bronze Luminizer, però questo qui è nella colorazione 02, che è quello un po' più bronzo. Lo vado ad applicare direttamente sulle gote e lo stendo con lo stesso pennello dell'Elf che abbiamo utilizzato per fare la base. Vado a fare un po' di contorno, utilizzo il Definitive di MAC, che è questo colore qua, e lo vado ad applicare sempre col mio 165. Vado a fissare il mio blush per dare ancora più luminosità con questo prodotto qui, che è lo Star Bronzer di Lancôme, che praticamente è questo pennellone, qua si schiaccia, esce fuori la polverina, e questo è lo 04. Viso è finito, passiamo alle labbra. Vado a contornarle con la matita di Benefit, la Definer Deliner. Vado a fare il contorno esterno delle labbra. Contorno labbra con questa matita qua, che è della CLM Cosmetici ed è la 02. Centralmente applico un gloss dorato e questo qui è sempre della CLM Cosmetici ed è il numero 2. E io lo adoro oltre per il colore perché ha un profumo di cocco pazzesco. E questo è il trucco finito, spero vi sia piaciuto e al prossimo video. Ciao!